campionato nazionale di Serie B, girone D, prima giornata del girone di ritorno. Palla 2 fra qualche istante qui al Pedemontana di Venafro tra la squadra di casa, la Old Discount Dynamic Venafro e la palla canestro Golden Glass Senigallia. La partita ovviamente si gioca con i palloni Molten, sponsor ufficiali del campionato nazionale di Serie B. Gli arbitri dell'incontro sono: primo arbitro il signor Marco Guarino della sezione di Campobasso, secondo arbitro Gennaro Lozzo della sezione di Caserta. I roster a disposizione dei rispettivi allenatori, agli ordini di coach Alessandro Valli, primo assistente Mirko Galli, Golden Glass Senigallia, numero 0 Andrea Maggiotto, numero 5 il capitano Pierantoni Mirko, il numero 7 Marco Gnaccarini, con il numero 9 Fabio Giampieri, il numero 12 Michele Caverni, il numero 18 Michael Bertoni, con il numero 21 Nicola Bastone, il 23 Umberto Pietrini, il 32 Andrea Del Torto, il numero 50 Enrico Gregorini. Risponde la Old Discount Dynamic Venafro agli ordini di coach Arturo Macio, primo assistente Francesco Valente, con il numero 3 Ferdinando Smorra, con il numero 6 Luca Cancelli, numero 7 Giuseppe Carcillo, numero 9 il capitano Raffaele Minchella, con il numero 11 Mario Tamburrini, il numero 12 Gioele Moretti, il numero 13 Pasquale Pirozzi, il numero 15 Sasha Kushev, il numero 17 Andrea Chiari, con il numero 20 Marco Rossi. Tutto pronto, ultime disposizioni dei propri allenatori e rispettivi roster. Saluto subito chi mi aiuterà nella telecronaca diretta questa sera. Coach Boianelli, buonasera. Sì, buonasera a voi. Ringrazio anche Giuseppe Castagna alla regia e Gianni Di Chiaro come speaker della regia dal campo. Tutto pronto, gli arbitri confabulano un pochino al tavolo, i roster sono quasi pronti all'ingresso in campo. Vediamo un pochino lo starting five delle due formazioni. Venafro schiera il quintetto con il numero 12 Gioia Moretti, il 15 Sasha Kushev, il numero 11 Tamburrini, il numero 20 Marco Rossi e con il numero 3 Ferdinando Smorra. Risponde Senigallia con il numero 21 Nicola Bastone, con il numero 5 il capitano Mirko Pierantoni, con il numero 7 Marco Gnaccarini, il numero 12 Michele Caverni e il numero 0 Andrea Maggiotto. Perfetto, tutto pronto, saluti in campo tra i due roster. Ricordiamo i punteggi delle rispettive squadre: Senigallia è a 12 punti, Venafro ancora fermo, fanalino di coda di questo girone D a 0 punti. Tutto pronto alla contesa Sasha Kushev, il numero 21 Nicola Bastone. La partita inizia in questo momento, la palla recuperata dalla Golden Glass Senigallia con il numero 7 Marco Gnaccarini, la cede al numero 12 Caverni, ancora Gnaccarini a portar palla, esce dai blocchi Maggiotto, contrastato da Gioele Moretti, il passaggio per Bastone, ancora Gnaccarini, ancora Caverni, dentro per Nicola Bastone, scarico esterno per Maggiotto, passaggio sotto canestro per la corrente numero 21 Nicola Bastoni, buona difesa di Marco Rossi, palla toccata appunto dal numero 21 di Senigallia, rimessa quindi per Venafro. Smurra la cede a Mario Tamburrini che schema corna il giovane di Cassino, ormai da tanti anni qui a Venafro, porta palla ceduta a Gioele Moretti, fuori per Ferdinando Smurra, uno contro uno, scarico per Marco Rossi, 7 secondi ancora per terminare l'azione offensiva. Rossi, passaggio, va fino in fondo Marco Rossi, peccato lungo il canestro, il tapin di Sasha Kushev non va a buon fine, la palla recuperata da Maggiotto per Gnaccarini, dentro per Bastone contrastato da Gioele Moretti, scarico esterno per il numero 5 Mirko Pierantoni, prima tripla della serata per il capitano della Golden Glass Senigallia, 3-0 Venafro, 8:50 ancora da giocare in questo primo quarto. Rossi la cede a Ferdinando Smorra, contrastato dal Michele Caverni, passaggio per Mario Tamburrini, largo per Gioele Moretti contro Maggiotto, va fino in fondo Gioele Moretti, ottima scelta quella del numero 12 di casa Venafro, 3-2 il punteggio per la formazione ospite. Caverni dentro per Maggiotto, contrastato da una buona difesa quella di Tamburrini, raddoppio di Kushev, scarico per Marco Gnaccarini, il pallone intercettato da Marco Rossi, va fuori il rettangolo di gioco, rimessa laterale per Senigallia, se ne occupa Gnaccarini, 7 secondi per terminare l'azione offensiva, 8:22 per terminare il primo quarto, Bastone ancora Gnaccarini, 5-4, largo per Caverni. Caverni si alza, tiro forzato, non va la tripla, il pallone recuperato da Sasha Kushev, Rossi che alimenta l'azione passando Tamburrini, fino in fondo Mario Tamburrini,
peccato, l'appoggio a canestro, gira sul ferro, esce, Senigallia già dall'altra parte con Caverni per Gnaccarini, si alza Gnaccarini dalla media, è corto il tiro di Gnaccarini, il pallone recuperato da Giovanni Moretti che lo cede a Marco Rossi, velocemente dall'altra parte per Nando Smorra, transizione offensiva per gli uomini di Coach Macio, Smorra disorienta con la finta quasi tutta la difesa di Senigallia, aspettando un taglio di qualcuno che non avviene, fa carambolare la palla sulla schiena del numero 7 Gnaccarini e rimessa da fondo per Venafro, se ne occupa Gioele Moretti, esce dai blocchi Smorra, non riceve, la palla lunga per Sasha Kuscev centralmente, lato per Mario Tamburrini, uno contro uno di Mario Tamburrini, consegnato per Smorra, 5 secondi per terminare l'azione, si alza Smorra, dentro per Kuscev, appoggia canestro Sasha Kuscev, e questo è il gioco che vogliamo vedere di Sasha Kuscev, spalla a canestro e appoggio facile per lui. 7-27 in questo primo quarto ancora da giocare, Venafro 4, Senigallia 3, bastone dall'altra parte, commette infrazione di passi nel tentativo di disorientare Gioele Moretti, palla fuori, rimessa laterale per Venafro e se ne occupa Nando Smorra che cede a Mario Tamburrini, consegnato per Marco Rossi, chiama schema a giro il numero 20 di casa Venafro, passaggio per Gioele Moretti, esce del blocco Nando Smorra, Rossi sfrutta il blocco di Tamburrini per andarsi a riprendere palla, bloccato ancora bastone da Kuscev, Rossi palleggio sul posto, si alza Smorra da tre punti, Nando Smorra è corto il tiro ma il pallone spizzato da Gioele Moretti viene recuperato dal capitano Pierantoni che mette in movimento Caverni che il tentativo di penetrazione del numero 12 di Senigallia non va in porto, palla recuperata da Smorra, ceduta a Rossi, Kuscev, Tamburrini, ancora Smorra che esce dai blocchi, blocco portato da Kuscev, fino in fondo, scarico per Moretti, uno contro uno di Gioele Moretti, fino in fondo Gioele Moretti, 6-30 da giocare in questo primo quarto, Venafro 6, Senigallia 3, sembra essere partita con il piglio giusto, non voglio parlare perché di solito, ma speriamo bene, dall'altra parte Senigallia, Maggiotto, largo per il capitano Pierantoni, Caverni, scarico per Maggiotto, non va, la palla intercettata da Tamburrini che va fino in fondo, recuperata da Moretti, peccato, non va questo appoggio a canestro di Gioele Moretti ed è subito Maggiotto già dall'altra parte, dalla media, si alza Maggiotto, non c'entra il canestro, il pallone addirittura recuperato da Marco Rossi, predica calma, il play di casa Venafro, chiama schema corna, porta avanti la palla, supera la metà campo, centralmente portano blocco i due lunghi di casa Venafro, Kuscev, Smorra, disorientato Caverni con una finta che recupera la posizione, ancora Ferdinando Smorra, va fino in fondo Smorra e subisce fallo dal numero 12 Caverni, partita velocissima, 5.30 da da giocare, primo fallo personale per Caverni, coach Boianelli, prime impressioni. Sì, sicuramente è una bella partita, ha iniziato bene Venafro, soprattutto in difesa sta tenendo bene i ragazzi di coach Valli. Li vedo un po' disorientati, fanno un po' fatica a cercare ad avere un gioco fluido in attacco. Venafro almeno in questo primo inizio di questa partita. Nel frattempo c'è Smorra a terra. Non abbiamo visto perché seguivamo l'azione. Ho avuto un contatto su un'uscita da. Lo vedo abbastanza dolorante. Sì. Ferdinando Smorra. No, Nando, no, questo no. Nando, calma, Nando. Sì, ha avuto un contatto uscendo da un blocco su una rimessa dal fondo adesso. Credo sia stato. Non ho visto quello che è successo. Però. Seguivamo la palla, purtroppo l'azione l'ho vista, ma penso che ci sia stato qualche contrasto tra lui e Nicola Bastone, una gomitata. Dice il nostro cameraman, penso che abbia visto lui l'azione perché seguiva la partita. C'è stato un fallo sì, di reazione di Smorra, l'arbitro ha visto tutto, ha detto state tranquilli che si deve rialzare prima o poi. Lo vedo molto dolorante, Ferdinando non so Smorra. Se verrà applicata qualche sanzione a Smorra per questo. L'hanno visto tutti, anche con questo calcio che ha cercato di dare a Bastone. Gli ha dato un pugno nella pancia. Il numero 21, antisportivo, sì, antisportivo per Ferdinando Smorra. Voglio fare i complimenti a Nicola Bastone che da buon ex Isernino ha dato il pugno a Nando Smorra, antisportivo per Ferdinando Smorra. La sanzione è stata anche
leggera. Anche leggera, perché un fallo così, gioco fermo da terra, ha cercato comunque, a prescindere da quello che era successo prima, cercato di dare un calcio a un altro giocatore. Sono stati anche abbastanza buoni gli arbitri con questo antisportivo. Vabbè, tornando alla partita giocata, sbaglia entrambi i tiri liberi, bastone sul plastato di fischi dal pubblico presente qui a Pedemontana. Nel frattempo Smorra ovviamente ha abbandonato il campo, al suo posto capita Minchella in campo, subito a marcare il numero 12 Caverni, ceduta palla a bastone, ancora Caverni, largo per Gnaccarini, prova ad andare via Marco Rossi Gnaccarini, l'angolo per Caverni, arresto e tiro del numero 12, cortissimo il tiro, la palla recuperata da Raffaele Minchella che mette in movimento Mario Tamburrini. Sono curioso stasera di andarla a rivedere quell'azione. Si alza Kuscev da tre punti, Sasha Kuscev non va il tiro, la palla recuperata da Caverni, scarico per Gnaccarini che si ferma e appoggia a canestro il tiro dalla media. 6 Venafro, 5 Senigallia, 4:54 da giocare. Rossi chiama schema maglia, supera la metà campo, la cede a capitan Minchella, consegnato per Sasha Kuscev centralmente, largo per Mario Tamburrini, esce dai blocchi Rossi che riceve, si alza da tre punti Marco Rossi, tripla centrale del numero 20 di Venafro. Coach, stavi dicendo? Sì, una bella partita per i ragazzi di Venafro, almeno fino adesso li vedo più convinti in campo. Kuscev che prende bene posizione al centro dell'area, nel frattempo Maggiotto risponde con la stessa moneta a Rossi, mettendo l'altra tripla, 9 Venafro, 8 Senigallia. Prego, sì, c'è un gioco rispetto alle altre partite più fluido, più semplice, le soluzioni in attacco, e soprattutto bello vedere come in questo momento Kuscev prendere bene posizione al centro dell'area e la squadra cercarlo e servirlo. Sicuramente deve cominciare a fare un po' canestro, perché altrimenti tanti palloni non gli verranno poi dati. Si alza da casa sua Andrea Maggiotto, mette la seconda tripla della serata. Maggiotto ci ha fatto male l'andata con 30 punti, 7 su 11 da 3. È un giocatore che ce l'ha e se entra in striscia sono problemi seri per Venafro. Ripeto, l'abbiamo visto alla prima di andata. Raffaele Minchella a portar palla, consegnato per Tamburrini, 3:35 da giocare, 9 Venafro, 11 Senigallia, scarico di Tamburrini per Moretti, per Capitan Minchella, 2 secondi, subisce fallo Capitan Minchella dal numero 12 Michele Caverni, è il secondo fallo personale questo per Caverni. C'è la sostituzione nel frattempo per Senigallia, prima sostituzione, esce appunto il numero 12 Caverni ed entra il numero 9 Fabio Giampieri, stessa cosa per Venafro, esce il 15 Sasha Kuscev ed entra il numero 17 Andrea Chiari. Dopo parleremo anche dei nuovi acquisti, magari durante un tema dei nuovi acquisti che ha fatto la Old Discount Dynamic di Venafro per tentare l'impossibile, ma vabbè, ne parliamo dopo. Intanto andiamo in cronaca diretta. Tamburrini per Marco Rossi, va fino in fondo Marco Rossi, altra categoria, il numero 20 di Venafro, parità 11 pari, 3:14 da giocare. Maggiotto, arresto e tiro di Maggiotto e subisce fallo da Mario Tamburrini nel tentativo di recuperare palla. Mi sembrava un pochino passi, coach, non lo so, sì, no, non so, io ho visto il fallo successivo, poi che ha tirato, si è preso il suo rimbalzo e poi sulla lotta al rimbalzo ha preso il fallo. Ci stava sì. Tamburrini ha cercato di prendere palla, l'ha colpito ovviamente involontariamente. Bastone, scarico per il numero 9 appena entrato Giampieri, in step back Giampieri, non fa il tiro di Giampieri, palla recuperata da Marco Rossi, già dall'altra parte Venafro. Sì, in questo Rossi. Inizio di partita Rossi lo vede falta Andrea rispetto alle altre partite più attaccante, si sta allontanando un po' dal suo ruolo di play d'ordine, ma cerca di mettere anche un po' di punti al referto, si sta prendendo qualche tiro in più ed è quello che comunque serve Venafro, qualcuno che segna, che mette la palla dentro. Un'ottima azione di Senigallia, ha sbagliato l'appoggio a canestro, Marco Rossi si alza da tre punti, non va il tiro di Marco Rossi e Andrea Chiari cerca di recuperare palla, fa toccare il pallone a capitano Piero Antoni, la palla termina fuori, frattempo sostituzione per Venafro, esce il numero 20 Marco Rossi e rientra il numero 3 Ferdinando Smorra. Speriamo si sia calmato un pochino, abbiamo bisogno anche dei suoi punti quest'oggi. Sì, speriamo che coach Macio gli abbia detto di lasciar perdere quello che è successo. Smorra
Si alza Andrea Chiari da tre, lunghissimo quello tiro di Chiari, si è visto da come è partito. Maggiotto per Gnaccarini in transizione per il numero 9 Giampieri, scarico per Nicola Bastoni, dentro per il capitano Pierantoni. È una sassata questa di Bastone che termina fuori dal rettangolo di gioco. Palla Venafro, sì, 2-0-6 da giocare, 11 pari il punteggio. Coach. Ha cercato un assist abbastanza improbabile su una palla a lungo data così, è difficile. Venafro dall'altra parte, Mario Tamburini! Ottimo reverse questo del numero 11 di Venafro, ritorna subito in difesa la formazione di Coach Macio. 1.50 da giocare, 13 Venafro, 11 Senigallia. No! No! Palla piena! Palla piena! Sì, non c'era la piena. Neanche secondo me c'erano gli estremi di, per questo fallo. Saltati insieme, capitano Minchella ha tolto il pallone dalle mani, ma di diverso avviso la colpa arbitrale. Intanto Gnaccarini in lunetta per questi due tiri liberi. Si chiariscono Minchella e Guarino, che si conoscono dai tempi del mini basket. Sì, infatti. Nel frattempo è uscito Nicola Bastone, è entrato il numero 18 Michael Bertoni. Gnaccarini in lunetta mette il primo tiro libero, tentativo di realizzazione anche del secondo. Va anche il secondo, di nuovo parità tra le due formazioni, a 1.45 da giocare, 13 Venafro, 13 Senigallia. Tamburini a portar palla, chiama schema maglia, esce dai blocchi capitan Minchella, centralmente per Andrea Chiari, largo per Ferdinando Smurra, ancora consegnato per Mario Tamburini, uno contro uno contro Gnaccarini, va via fino in fondo, peccato, peccato. Mario Tamburini subisce il fallo dal capitano di Senigallia, Pierantoni, primo fallo personale, due tiri liberi per il fallo subito, Mario Tamburini in lunetta, c'è la sostituzione per non c'è nessuno sui blocchi, sì, il numero per Senigallia, 23. Esce il numero 5, il capitano Pierantoni, ed entra il numero 23 Umberto Pietrini, classe 1996, Tamburini in lunetta. Mette il primo tiro libero il numero 11 di Casa Venafro. Mette anche il secondo, 15 Venafro, 13 Senigallia, 1.30, Senigallia già dall'altra parte con il numero 9 Giampieri che sbaglia l'appoggio a canestro. Moretti recupera palla, consegnato per Ferdinando Smurra, predica calma, 1.18 da giocare, Gioele Moretti aspetta l'uscita da blocchi di Ferdinando Smurra, riceve palla, 10 secondi per terminare l'azione offensiva, la cede a Mario Tamburini, arresto e tiro dalla uletta di Mario Tamburini, un minuto ancora da giocare, 17 Venafro, 13 Senigallia. Gnaccarini a portar palla, coach. Sì, Venafro tanto convinta, va veramente con tanta facilità in a cercarsi, a prendersi dei tiri buoni, non per demerito di molto di Senigallia, ma per maggiore convinzione credo dei ragazzi di Coach Macio. Tamburini lo vedo bene, ho le sue penetrazioni, quello che deve fare il giocatore che conosciamo, anche più convinto vedo almeno oggi, come detto all'inizio, Marco Rossi adesso in panchina, però prende il ruolo anche di scorer, di attaccante, certo. Sì, non sta solo smistando palloni, anche perché collegandoci al discorso dei nuovi acquisti di Venafro, almeno per il quintetto che c'è in campo non ci sono grandi realizzatori, quindi anche lui deve mettere un po' di fieno in cascina. Nel frattempo Senigallia ha pareggiato, prima con un appoggio di Gnaccarini, adesso con un tiro di Pierini. 6 secondi al termine di questo primo quarto, Tamburini, Nando Smurra, 1, tira, tiro della disperazione di Ferdinando Smurra, il tiro come si suol dire dell'Amen, finisce qui il primo quarto, Venafro 17, Senigallia 17, risentirci fra poco per l'inizio del secondo quarto, grazie. Rieccoci di nuovo in collegamento diretto dal Pedemontano di Venafro, tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, ricordiamo il risultato parziale.
Venafro 17, Senigallia 17, ne parlavamo fra il primo e il secondo quarto con Coach Boianelli, una partita velocissima senza neanche un time out chiamato, tranne quel minuto che siamo stati fermi per diciamo l'infortunio a Ferdinando Smor. È stata una partita molto veloce, tutto pronto, cenno d'intesa tra gli arbitri e gli ufficiali di campo. Smorra a centrocampo per la ripresa della partita. Palla a Venafro, Smorra consegnato a Marco Rossi, di nuovo il quintetto che ha iniziato la partita ad eccezione di Tamburrini che ha ceduto il posto a Raffaele Minchella. Rossi centrale per Moretti, passaggio dentro per Kuscev che subisce fallo dal numero 18 Michael Bertoni, è il primo fallo personale questo per Bertoni. Sì, in settimana credo che Venafro abbia lavorato tanto su questi palloni dentro per Kuscev, anche perché questa squadra non oppone dei grandi centri. Kuscev può fare davvero bene, non ha molta gente che può difendere forte. Eccolo su di lui. Eccolo qui, peccato che l'appoggio a canestro di Kuscev non è andato. Sì, vedevamo prima anche l'azione di Marco Rossi, è stato qualche secondo, sì, nel frattempo sfondo di Andrea Maggiotto, sì. Primo fallo personale questo del numero 0 di Senigallia. Stavi finendo col... Sì, dicevo prima, anche Marco Rossi è rimasto qualche secondo a palleggiare sul posto aspettando che Kuscev prendesse posizione all'interno dell'area. Si vede che durante la settimana probabilmente Coach Macio ha lavorato bene su questo aspetto di gioco. Anche in prospettiva, sì, della, anche adesso, infatti, della rivoluzione della squadra che ci sarà fra un paio di settimane con gli innesti dei nuovi giocatori. Kuscev! Questo era la stessa azione di prima, con l'unica differenza che stavolta è andato a canestro. 19esimo punto per Venafro, 19 Venafro, 17 Senigallia. Gnaccarini, sì, prego. La palla a lungo bisogna darla, però per avere più palloni, ecco, deve aumentare un po' le sue percentuali anche Kuscev, altrimenti i piccoli non hanno proprio fiducia. Sì, era con i piedi fuori, Moretti era con i piedi fuori, è saltato in campo. Sì, no, ha dato il fallo a Marco Rossi. Il fallo a Marco Rossi. Ah, credevo fosse fuori. Sto assolutamente zitto, ci ricordiamo benissimo che il signor Gennaro Nuzzo. No, io credevo avesse fischiato fuori, che era giustissimo, perché... Messa palla per Gnaccarini, la cede a numero 9 Giampieri. Ancora Gnaccarini, contrastato da Smorra, nell'angolo per Giampieri, si alza dalla media Giampieri, il 19esimo punto anche per Senigallia, 8.35 da giocare, parità, 19 pari, Rossi va fino in fondo, scarico per Minchella, bravissimo Marco, scarico per Smorra, piedi a terra, si alza Ferdinando Smorra, peccato, non va il tiro da tre di Smorra, Gnaccarini dall'altra parte. Sì, subisce fallo, sì c'è fallo questa volta di Ferdinando Smorra nel tentativo di bloccare l'azione offensiva, sì, di Gnaccarini. Ottimo il passaggio di Kuscev che ha visto... Buono anche la visione di Rossi che ha visto Kuscev sotto canestro da solo, sì, non so perché non si è girato e ha appoggiato a canestro, ha preferito scaricare fuori per Ferdinando Smorra, forse per timore del raddoppio che gli stava arrivando. Sì, comunque era piedi a terra, quindi passaggio ottimo dall'interno verso l'esterno, certo. Smorra era da solo sulla linea da tre, certo. Secondo fallo, dicevo, di Ferdinando Smorra e rimessa per Senigallia dal lato. Maggiotto la cede a Gnaccarini contro Marco Rossi, ancora Maggiotto consegnato per Gnaccarini nell'angolo per Maggiotto, si alza da tre punti, è lunghissima questa volta la palla, il pallone recuperato da Raffaele Minchella, porta palla il capitano della Oldies County Dynamic Venafro, si alza da tre punti, è lunghissimo il tiro del capitano Maggiotto, recupera palla, va via sotto le gambe, passaggio sotto le gambe di Moretti, però non va l'appoggio a canestro del numero 18 Bertoni. Smorra, ancora Nando Smorra, va fino in fondo Ferdinando Smorra, ci servono anche punti del numero 3 di casa Venafro, 21 Venafro, 19 Senigallia, 7.30 da giocare, Gnaccarini a portar palla, sui blocchi per il cambio pronto Mario Tamburrini, sicuramente sostituirà il capitano Raffaele Minchella, Rossi va via nell'angolo per Smorra, ceduta a Raffaele Minchella,
prova ad andare fino in fondo il capitano, non va, terzo tempo del capitano, Gnaccarini recupera palla, chiama schema 5, contrastato da Marco Rossi, aspetta l'uscita dai blocchi del numero 9 Giampieri, per Maggiotto centralmente, ancora Gnaccarini, scarico per il numero 18 Michael Bertoni, non va il tiro da 3, la palla recuperata da Ferdinando Smurra, chiama schema corna Marco Rossi che nel frattempo ha ricevuto palla, supera la metà campo, porta a blocco Sasha Kushev, riceve palla, consegnato ancora per Raffaele Minchella, ancora bloccato per Kushev, ah peccato, era buono, recupera palla però Kushev, la cede a Smurra, va via fino in fondo, Ferdinando Smurra, canestro buono, tiro libero supplementare per il numero 3 di Casa Venafro, 23 Venafro, 19 Senigallia, coach Bovanelli. Un ottimo, ottimo recupero di Sasha Kushev sul rimbalzo offensivo, rimesso in moto con 8 secondi sul cronometro Smurra, si è preso una buona penetrazione fino alla fine. Venafro più 4, sospensione per 6:32 a giocare dopo 14 minuti. Coach Valli chiama il primo time out della partita, giusto il tempo per ricordare a chi ci sta ascoltando, Venafro ridisegnerà la squadra fra un paio di settimane con i due nuovi acquisti, uno presentato già prima di Natale, che Mauro Liburdi di Cassino, e l'altro ufficializzato qualche giorno fa, l'acquisto, bah, penso che non abbia bisogno di presentazioni, il signor Franco Migliori vestirà la maglia giallo-blu della Dynamic Venafro fino al fine della stagione, cercando l'impossibile, quindi due innesti importanti, e con l'aggiunta di Rossi fatta già a novembre la squadra cambierà totalmente volto. Sì, Liburdi lo conosciamo, Migliori è un giocatore che prima volta che scende di categoria in Serie B, ha sempre giocato in A2, Iesi, Caserta, è vero, lì con Marco Rossi ha anche vinto la Coppa Italia. Sì, un giocatore che fa canestro, un tiratore puro, gran fisico, sicuramente Venafro con questi due innesti appunto con Marco Rossi ha un quintetto che può dare battaglia a tutte le squadre, speriamo che si riesce a fare punti che servono per arrivare a giocarsi play-out almeno. Speriamo, grande Kushev che recupera il rimbalzo sul tiro libero sbagliato di Smurra, va ad appoggiare a canestro ma non riesce questa volta Kushev il lob, quindi riprende palla Caverni che nel frattempo è rientrato in campo, ceduta al numero 5 capitano Pierantoni, non sa che fare il capitano, largo per Maggiotto, ci ha fatto male perché non lo marcano, addirittura ora doppiano, tripla di Maggiotto. Sì, da una palla persa in pratica, da un'azione brutta e confusa in attacco, Senigallia tira fuori questi tre punti, merito di Maggiotto, demerito anche della difesa di Venafro. Rossi, si alza Marco Rossi dalla media, Andrea Chiari, grande Andrea Chiari, è la prima cosa buona che fa, che vedo da tanto tempo a questa parte, appoggio a canestro, 25 Venafro, 22 Senigallia, 5:30 da giocare, altro tiro da tre punti del numero 23 Umberto Pietrini, non va, il pallone arpionato da Mario Tamburrini, già dall'altra parte il numero 11 di Casa Venafro, aspetta il piazzamento dei compagni, sembra che prenda la rincorsa per appoggiare nell'angolo Andrea Chiari, Smurra dentro per Andrea Chiari, appoggio a canestro, il pallone Sasha Kushev, peccato, il pallone è uscito fuori, rimbalzo recuperato da Sasha Kushev che subisce fallo dal numero 23 Umberto Pietrini, primo fallo personale, Sasha Kushev in lunetta, sostituzione Senigallia, esce appunto il numero 23 Pietrini, rientra il numero 9 Fabio Giampieri, Kushev in lunetta per il tentativo di realizzazione dei due tiri liberi per il fallo subito. Mette il primo. Magari percentuali migliori dei centri di Venafro, il punteggio poteva essere ben diverso, sia Giari che Kushev hanno giocato tanti palloni. 2 su 2 nel frattempo Kushev, 5 da giocare al riposo lungo, 27 Venafro,
22 Senigallia, bella questa azione da quasi sì, Michele Caverni, classe 1996, costo costo e appoggio. Sì, battuto in velocità. Primo passo Smurra, sì, che non si aspettava, credo, questo attacco del giovane di Senigallia. Prova ad andare via, si alza Nando Smurra dalla media, guarda quel pallone che entra, esce, mannaggia Paparella. Va bene, va bene, la palla esce fuori dal rettangolo di gioco, rimessa di Senigallia, c'è ulteriore cambio, ho detto Paparella, Giuseppe. Entra il numero 21 Nicola Bastone, si accomoda in panchina il numero 0 Maggiotto, rimessa per Senigallia, ancora Caverni a portar palla, ancora contrastato da Ferdinando Smurra, blocca il palleggio Caverni, esce dai blocchi Giampieri, centralmente per il numero 18 Bertoni, ancora Caverni, dentro per Nicola Bastoni, scarico esterno per Bertoni, ancora Caverni da tre punti, non va la tripla di Caverni, ma il pallone recuperato da Senigallia con il numero 9 Giampieri che la cede ancora a Caverni, penetrazione di Caverni, buona l'azione di Caverni, sì, questa volta 96, molto agile, molto sì, agile, bravo bravo il numero 12 di Senigallia, la palla già dall'altra parte con Tamburrini, arresto dalla lunetta di Mario Tamburrini, altri due punti, 3.45 da giocare, Venafro 29, Senigallia 24. Il capitano Pierantoni esce dai blocchi Caverni, sempre contrastato da Ferdinando Smurra, per Pierantoni, Nicola Bastoni, passaggio al vento questo dell'ex Isernino, e si riempie la bocca dell'ex Isernino Nicola Bastoni, e rimessa, non ho detto nulla, rimessa dal fondo per la Dynamic Venafro. Se ne occupa Marco Rossi che la... Sì, già è il secondo pallone che butta cercando quest'assist a lungo. Tamburrini, Kuscev, esce dai blocchi Gioele Moretti, ancora consegnato per Marco Rossi, va fino in fondo Marco Rossi! 3-10 da giocare, 31 Venafro, 24 Senigallia, Caverni supera la metà campo. Largo per il numero 9 Giampieri, Giampieri contrastato da Rossi, Veronica di Giampieri, mamma mia, Guarino dagli il tecnico, assurdo, fallo del numero 20 Marco Rossi, secondo fallo personale anche per Marco Rossi che adesso va a chiarirsi con l'arbitro Marco Guarini che va ad avvisare la panchina Coach Macio. Si avvisa la panchina che è la prossima volta. Ammunizione. 2-2. 2 Marco, 2. Due falli per Marco Rossi. In lunetta ci va Fabio Giampieri, classe 1993. Mette il primo tiro libero Giampieri. Mette anche il secondo, 2.58 da giocare, più 5 Venafro, 31, gol discount Dynamic Venafro, 26, Golden Gas Senigallia, Tamburrini, esce dai blocchi Moretti, riceve palla, ancora per Marco Rossi, si alza da tre punti Marco Rossi, non va, ma grande presa la palla di Chiari per Kuscev, pentola e coperchidi, grande peccato, peccato, Sasha Kuscev sbaglia. Sì, il problema che dicevamo prima. Peccato, peccato, ad avere i lunghi che se avessero... una situazione del genere, rimbalzo. Forza, forza Sasha, forza, forza! Scusa coach. No, dicevo, una situazione del genere con due lunghi a rimbalzo e fare un 0 su 2 entrambi, sono due punti in meno. Subisce fallo nel frattempo Mario Tamburrini dal numero 18 Michael Bertoni, il terzo fallo personale per Bertoni, c'è cioè time out chiamato da Coach Macio, 2.14 da giocare, 31 Venafro, 27 Golden Gas Senigallia, magari qualche appoggino in più se fosse andato a quest'ora staremo parlando magari di una partita diversa, però hanno il coraggio, i ragazzi possono e devono farsi, non dico neanche farci, farsi questo regalo.
Sì, Damianafro sta giocando bene sicuramente, però poi uno guarda il tabellone, vede solo 3 punti di differenza contro Senigallia, che credo non stia facendo la sua miglior partita sia dal punto di vista di percentuali ma proprio di fluidità di gioco. E cioè, se Venafro fosse adesso in a più 10 non avrebbe rubato assolutamente nulla. Sì, mancano appunto quegli appoggi di cui parlavamo, quelle penetrazioni facili o i rimbalzi in attacco che sia Chiari che Cuscia stanno prendendo, però poi fanno fatica a concretizzarli, come nell'ultima azione, 2 rimbalzi in attacco, peccato, un passaggio fuori e palla quasi persa. Ricordiamo che Venafro non gioca una partita ufficiale dal 18 di dicembre, un mese, anche perché la partita con Taranto è stata rinviata per un problema qui alla caldaia del Pedemontana, si era senza riscaldamento e senza energia elettrica, sì, quindi non si poteva assolutamente giocare, mentre la partita con Ortona la squadra è stata impossibilitata a raggiungere la località abruzzese a causa il maltempo che imperversa in questo periodo nella regione Molise. Io ero l'accompagnatore della squadra, posso garantire che eravamo bloccati in mezzo a una bufera di neve con i camion di traverso per strada, era impossibile andare avanti. Tamburini Lunetta nel frattempo mette il primo tiro libero e porta a 32 lo score per la propria squadra. 2 su 2 di Mario Tamburini, 5 punti di vantaggio, 2:14 da giocare, 33 Venafro, 28 Senigallia. Caverni a portar palla, si libera con una finta di Tamburini per Maggiotto, marcato da Moretti, bastone consegnato per il numero 9 Giampieri, ancora Caverni, va fino in fondo Caverni, la palla gli viene sradicata dalle mani da Andrea Chiari che mette in movimento Marco Rossi, va via Marco Rossi, Kuscev si alza da 3 punti, Sasha Kuscev, non va il tiro da 3 del numero 15 di Casa Venafro, ce l'ha la mano, ha sbagliato questo tiro, era piede a terra, l'ha detto anche io sinceramente. Ha preso anche un tiro giusto, nel frattempo Cocciumacio mette Maggiotto che porta palla, non si può vedere, va il bene. Il suo miglior difensore sul Maggiotto. Passi, ottima questa chiamata del signor, come si chiama, secondo arbitro, Luzzo Gennaro. Infrazione di passi chiamata a un giocatore di Senigallia, non ho visto quale. Coach, stavi dicendo qualcosa? Beh, dicevo, almeno quello più attento dal punto di vista difensivo di Venafro, Giovane Moretti, che è accoppiato a Maggiotto, non gli lascia tanto spazio, vedevo prima anche con la palla lontana resta abbastanza incollato. Rossi, Moretti, si alza Giovane Moretti da 3, Giovane! Moretti toglie le castagne dal fuoco! Giovane Moretti in un'azione che si era rivelata davvero impossibile da terminare, i giocatori non sapevano cosa fare, si alza da 3 Giovane Moretti, centra la tripla del 36° punto, 1 minuto ancora da giocare in questo secondo quarto, Maggiotto si alza da 2, questo di Maggiotto non va, la palla arpionata da Mario Tamburini, 50 secondi, predica calma Mario Tamburini, supera la metà campo, 36 Venafro, 28 Senigallia, Chiari, ancora Tamburini, sfrutta il blocco di Chiari, si alza, peccato, il tiro dalla media di Tamburini non va, Senigallia velocemente dall'altra parte, nell'angolo per il numero 9 Giampieri che centra la tripla del 31° punto, 30 secondi da giocare, time out chiamato da Coach Macio, 36 Venafro, 31 Senigallia, 30 ancora da giocare in questo secondo quarto. Coach? Sì, viene disegnata l'ultima azione offensiva probabilmente per Venafro, la differenza è di 6 secondi fra i 24 e i 30 che restano sul tabellone, qualche disattenzione difensiva, ottimo il lavoro che sta facendo almeno nelle ultime 3 azioni Moretti su Maggiotto, che l'ha costretto a prendere qualche tiro forzato, anche perché un tiratore difficilmente passa la palla, il tiro se lo prende anche se ha quei 30 centimetri di vantaggio. Fino adesso il lavoro di Moretti in difesa buono, come buono il lavoro in attacco di Venafro, sta giocando con tanta fluidità, 2 azioni magari non tanto belle, una risolta poco fa da Moretti con un tiro stilisticamente inguardabile, veramente brutto. Il risultato finale è quello che però è andato dentro, ha fatto la retina. Però l'ha messo, quindi 36 Venafro, 31 Senigallia, 30 da giocare, rimessa per al fondo per Venafro, la cede a Marco Rossi. Poi una cosa su
sul ragazzetto, 96 non è un ragazzetto, anche se fisicamente sembra molto più piccolo. Sì, infatti da tanta presenza in campo sembra un giocatore navigato, da ordini chiama, gioca da play con tanta sicurezza. Adesso andava a difendere bene su Moretti, sporcandogli la palla, mandandola fuori. 9 secondi per terminare questo secondo quarto, 3 secondi per l'azione offensiva della Discount Venafro. Ha giocato troppo perimetrale forse la squadra di Coach Macio, girandosi troppo spesso il pallone. Vediamo che cosa ne verrà fuori in questi 3 secondi. Tamburrini 2-1, si alza Mario Tamburrini, non va la tripla, l'appoggio di Tamburrini. Velocemente dall'altra parte Senigallia, tiro dell'Amen del numero 9 Fabio Giampieri, termina qui il secondo quarto. A risentirci fra poco, ricordo il risultato parziale in questa fine del secondo quarto, Venafro 36, Senigallia 31, a risentirci dopo, grazie. Bentornati qui di nuovo dal Pedemontana di Venafro, tutto pronto per l'inizio di questo terzo quarto. Partita emozionante e veloce tra la Old Discount Dynamic Venafro e la Pallacanestro Golden Gas Senigallia. Ricordiamo il risultato parziale che vede i padroni di casa in vantaggio di 5 lunghezze, 36 Venafro, 31 Senigallia, con la speranza che i ragazzi di Coach Macio non perdano la concentrazione che hanno sinceramente avuto in questi primi due quarti. Senigallia un pochino in bambola, però è riuscito a rispondere colpo su colpo alle falate offensive degli uomini di Coach Macio. Tutto pronto, cenno d'intesa tra il signor Guarino e gli ufficiali di campo. La partita riprende con la rimessa di Senigallia in campo con Maggiotto, Caverni, Gnaccarini, Bastone e capitano Pierantoni. Risponde Venafro con Smorra, Moretti, Tamburrini, Rossi e Kuscev. Pierantoni dall'arco, è largo il tiro da 3 punti di Pierantoni, prende la palla Bastoni che va ad appoggiare a canestro i primi 2 punti di questo secondo tempo. 36 Venafro, 33 Senigallia. Rossi chiama schema giro, Moretti, esce dai blocchi Ferdinando Smorra, dentro per Sasha Kuscev, spalla a canestro contro Pierantoni, palleggio amaro questo di Kuscev, ringrazia Senigallia, va ad appoggiare a canestro Gnaccarini, il meno 1, Venafro 36, Senigallia 35. Rossi chiama schema maglia, supera la metà campo, la cede a Ferdinando Smorra per Sasha Kuscev. Passaggio per Gioele Moretti, ancora per Smorra. Moretti si alza da 3 punti, Gioele Moretti. Gioele! Moretti, come il primo tempo, anche questa volta il numero 12 decide di mettersi in proprio con la bomba centrale. 39 Venafro, 35 Senigallia. Bastone sotto canestro contro Mario Tamburrini, scarico per Pierantoni, nell'angolo per Gnaccarini, ancora il capitano Pierantoni, ancora consegnato per Gnaccarini, si alza dalla media Gnaccarini, non va il tiro del numero 7 di Senigallia. Tamburrini velocemente, Smorra, piedi a terra, si alza Ferdinando Smorra, il tiro da 3, prende il secondo ferro, Gnaccarini recupera palla ed è già dall'altra parte. Passaggio centrale per Maggiotto, sotto per canestro per Bastone che appoggia a canestro con l'aiuto del ferro del tabellone. Il 37esimo punto, un possesso di vantaggio per gli uomini di Coach Macio. 39-37 il punteggio, Rossi a portare palla, supera la metà campo, chiama schema corna, passaggio per Gioele Moretti, centrale consegnato per Tamburrini. Lo fallo, fallo! L'ha fischiato, ok, perfetto. Sì, fallo sulla penetrazione di Tamburrini del numero 5. Pierantoni, secondo fallo. Secondo fallo anche per Pierantoni e Tamburrini, viaggio a lunetta. Peccato che non sì, ottima chiuso il giro da 3. L'attenzione difensiva di Venafro, Senigallia cerca di mettere in gioco il suo miglior tiratore Maggiotto, anche prima facendo una classica doppia uscita, e c'è stato un ottimo cambio tra Moretti e Tamburrini sull'uscita del blocco, anticipando di fatto la ricezione del numero 0 di Senigallia. 0 su 2 nel frattempo di Tamburrini dalla lunetta, peccato. Pierantoni contro Kuscev per Maggiotto, aspetta l'uscita dei blocchi di Gnaccarini, la cede ancora a Pierantoni,
contrastato da Kuscev, Nicola Bastoni, perimetrale, l'azione offensiva di Senigallia, si alza, tiro forzatissimo. Cos'è? Sì, sono scaduti di 24 perché il... Buona azione difensiva questa degli uomini di Coccemacio. Sì, hanno alzato un po' la pressione. Sia la pressione sia l'attenzione, soprattutto sui due giocatori più importanti di, almeno dal punto di vista offensivo, di Senigallia. E Maggiotto. Sì, anche Bastone, sì, almeno sì, all'andata ha fatto tanto. Kuscev per Ferdinando Smorra, parte da lontano Smorra, passaggio per Kuscev che va a appoggiare il canestro! Ottimo il passaggio di Smorra per Kuscev, vorremmo vederli più spesso questi passaggi. 7-18 da giocare, 41 Venafro, 37 Senigallia. Taverni a portare palla, contrastato da Ferdinando Smorra, dentro per Nicola Bastone, va via splendidamente a Moretti, va ad appoggiare a canestro, si lamenta per un fallo subito che non c'è stato. Smorra dall'altra parte, c'è Tamburrini all'angolo da solo, si alza Tamburrini da tre punti, non va, ma il pallone recuperato splendidamente da Moretti, ancora Ferdinando Smorra, va con l'uno contro uno Smorra, a me sembrava un pochino fallo, però non fa niente, il pallone termina fuori. La panchina, è bella la panchina, Marco Guarini, è bellissima. Secondo il viso di Guarino a Coccemacio, la panchina un po' indisciplinata si alzava e comunque incitava i... 7 secondi ancora da giocare, prestazione offensiva, scarico per Moretti, si alza ancora Gione Moretti, è corto il tiro, Kuscev recupera palla, Moretti si alza ancora da tre punti, Gione! Moretti! Bomba pesante! Gran carattere questa azione di Moretti. Ci vogliono le palle per fare una cosa del genere, sbaglia il tiro, è stato ripreso. E ritira dalla stessa posizione. Bastone subisce fallo da Kuscev, mi sembra. Aspetta, no, da Moretti. Moretti. È il primo fallo personale per Moretti, fallo su Bastone, rimessa dal fondo per per Senigallia, ancora 14 secondi per questa azione offensiva, 6-22 da giocare in questo terzo quarto, 44 Venafro, 37 Senigallia. Sì, ottima davvero la partita di Moretti, sia in difesa che in attacco. Un'azione anche questa di numero 21 Bastone, che va ad appoggiare a canestro, 39 Senigallia, 44 Venafro. Tamburrini, Kuscev, Ferdinando Smorra, esce dai blocchi rossi, non riceve, Smorra è chiuso, passi, ci stanno, Nando era chiuso ma non aveva compagni liberi, ha fermato il palleggio, sostituzione per Venafro, entra il numero 17 Andrea Chiari ed esce il numero 3 Ferdinando Smorra, accompagnato... Corre un po' ai ripari, Coccemacio sta subendo un po'... Un po' sui rimbalzi, sì, Bastone sta prendendo tanti rimbalzi, soprattutto in attacco. Gioca bene, spalle a canestro. Caverni, scarico esterno per Gnaccarini, centrale Gnaccarini, prova la tripla, non va. La palla arpionata da Kuscev, la cede velocemente a Marco Rossi che supera la metà campo, nell'angolo per Moretti, fa saltare a vuoto, peccato, Gnaccarini, l'appoggio non va. Di Gianni Moretti, velocemente dall'altra parte, aglia Marco, velocemente dall'altra parte Maggiotto che subisce il terzo fallo personale di Marco Rossi. Peccato Marco, c'è ancora un altro quarto e mezzo da giocare, 5-27 in questo terzo quarto, 44 Venafro, 39 Senigallia, Maggiotto e Lunetta. Sì, a me non sembrava tanto fallo, sembrava che avesse preso la palla mentre Maggiotto chiudeva il palleggio, però di diverso avviso la colpa arbitrale. Maggiotto ringrazia con un 2-2 dalla lunetta, corre di pari con Cimacio, esce Marco Rossi, dentro il capitano Raffaele Minchella, 5-27 da giocare, Venafro 44, Senigallia 41. Sì, Venafro sta giocando bene ma non riesce a dare quella zampata che allontana definitivamente Senigallia. Capitan Minchella, esce dai blocchi Mario Tamburrini, uno contro uno di Mario Tamburrini che prova ad andare fino in fondo, il pallone
viene toccato da Sasha Kuchev, cede e termina fuori dal rettangolo di gioco. Adesso bisogna star calmi, bisogna stare molto calmi. 5-10 da giocare, palla a Senigallia, Caverni chiama schema giro anche lui. Personalità di questo ragazzo, classe 96, Maggiotto contro Gioele Moretti, si alza Maggiotto da 3 punti, pallone entra ed esce, una volta tanto anche a loro. Raffaele Minchella dall'altra parte, scarico per Tamburrini, solo Mario Tamburrini a canestro, il 46esimo punto per Venafro. Gnaccarini, il capitano Pierantoni, consegnato per Caverni, contrastato da Mario Tamburrini, ancora Pierantoni, non lo fate tirare, Maggiotto ben marcato da Gioele Moretti, spalle a canestro, Maggiotto, raddoppio di Kuchev, scarico per Gnaccarini, ancora largo per Caverni, uno contro uno di Caverni, va fino in fondo Caverni, il pallone non va, pianato da Kuchev, ma si fa rubare da Maggiotto la palla, Sasha Kuchev rimette in movimento, non sono 20 secondi, ma no, il rimbalzo è stato preso da Kuchev, giusto, scusa, si alza il bastone da 3, mi sembra largo, no, Satana, tripla di bastone, 3 punti di vantaggio per Venafro, 3.50 da giocare. Coach Brunelli, quando vuoi intervenire intervieni tranquillamente. 46 Venafro, 44 Senigallia, a 2 punti di vantaggio. Perde palla Moretti, Maggiotto va a pareggiare la partita, tutto da rifare per Venafro. Sì, partita davvero particolare, senza sosta, attacchi continui sia da una parte che da un'altra, bella partita da vedere sicuramente. Moretti fa saltare a volo Maggiotto, si alza Gioele Moretti dalla media, si sta facendo veramente Gioele una splendida partita in attacco, questo secondo tempo sta mettendo dei punti importanti in situazioni difficili come la tripla di prima, ma anche il canestro di adesso che non è per niente. Sbaglia il tiro al bastone, recupera palla Kuchev, mette in movimento Mario Tamburrini, scusami se ogni tanto ti interrompo coach, Mario sei solo, dentro per Andrea Chiari, scarico per Kuchev, Minchella, troppo macchinosi, c'era qualcuno che doveva tirare, c'è il fallo di chi? Di Chiari o di Pierantoni? Di Chiari o di Pierantoni? Ok. Terzo fallo personale anche per Pierantoni, time out chiamato da la Golden Gas Senigallia. Coach, sì, bisogna rallentare, credo che quello che voglia dire poi il coach di Senigallia, rallentare un po' i ritmi, ragionare un po' di più. Sia Venafro che Senigallia stanno producendo tanti buoni tiri in attacco con percentuali non altissime. Peccato, Venafro poteva essere adesso in non dico in doppia cifra ma quasi, sì, ma un'ottima situazione di vantaggio, era più 6 palle in mano e si ritrova con due punti di vantaggio. Poi da qua vediamo seduti in tribuna sia migliori che Liburdi, penso che stiano, sì, anche loro incitando i propri compagni, se già stanno facendo allenamento comunque in questi giorni con i propri compagni, penso che stanno incitando anche loro alla squadra. Sì, qualche tiro di migliore, qualche rimbalzo di Liburdi adesso non farebbe qualche sportellata sotto canestro in più, magari un po' più di cattiveria. 2.45 ancora da giocare, 48 Venafro, 46 Senigallia, ovviamente 2.45 in questo terzo quarto. Rientra in campo Marco Rossi, rimette palla in campo per Tamburrini, capitan Minchella, ancora Marco Rossi, gravato di 3 falli, 6 secondi, Moretti, 5, 4, Rossi si alza da 3 punti, Marco Rossi, Marco! Rossi! Tripla più 5 Venafro! Sì, zona subito in difesa per Venafro, una zona 2-3 che fino adesso, almeno nelle partite precedenti, adesso è la prima volta che la schiera Coach Macio in questa gara, nelle partite precedenti ha sempre pagato. Caverni dentro per Bastoni, ancora Caverni,
Sì, attaccata. Prova ad andare via Gnaccherini, a Giovanni Moretti, e subisce fallo del numero 12 di Casapenafro, il secondo fallo personale. Sì, attaccata da Senigallia in maniera abbastanza statica, cerca di giocare negli spazi e andare poi a servire i lunghi sotto canestro, bastone da in posizione di post alto a smistare qualche pallone. Sicuramente l'uomo con qualche qualità in più sia come realizzatore che passatore in questa squadra. Gnaccherini, 7 secondi, entrando il numero 9 Fabio Giampieri, sbaglia il tiro Giampieri, palla recuperata da Minchella, mette in movimento Marco Rossi, scarico per Raffaele Minchella che va fino in fondo, il capitano Raffaele Minchella, altri due punti in cascina, 1.40 da giocare, Venafro di nuovo più 7, 53 Venafro, 46 Senigallia, Gnaccherini, Maggiotto, ancora Gnaccherini, il centrale per Caverni, dentro per Bastone, si gira Bastone, non va il tiro di Bastone, è nostra! La palla spizzata da Maggiotto, termina in fallo di fondo per la Old Discount Dynamic Venafro, 1.26 da giocare in questo terzo quarto, ricordo il punteggio 53 Venafro, 46 Senigallia, rimessa dal fondo, se ne occupa Mario Tamburrini. Si allunga un po' la difesa Senigallia. A tutto campo, giusto, sì, giusto. Per dare un po' di pressione almeno al portatore di palla, Tamburrini. Ferma il palleggio per Capitan Minchella. Accede a Marco Rossi. Ancora perimetrale. L'azione degli uomini di Venafro. Si alza Rossi da tre punti. Oddio, Marco Rossi non va il tiro. Perdono il rimbalzo. Gli uomini di Colciovalli. A vantaggio dei gialloblu molisani. Fortunatamente su questa tripla di Rossi sbagliata. Hanno sbagliato anche loro ad arpionare il rimbalzo. Sì, confusione, erano tre al rimbalzo, sono riusciti a buttare la palla fuori, buono per Venafro. Moretti, io... Chiari, ancora Moretti, si alza Moretti, lunghissimo il tiro di Moretti, Caverni da solo contro Tamburrini, prova il reverso Tamburrini, sbagliano anche l'appoggio di Bastoni che cercava il tapino vincente, recupera palla Gianni Moretti che la cede a Marco Rossi, chiama schema maglia, 45 secondi ancora da giocare in questo terzo quarto. Capitan Minghella, Andrea Chiari. Sì, tanta confusione in attacco per Senigallia, non per Venafro almeno. Minchella, si alza il capitano, non va, è corto. Alzati un po' di più Andrea, dall'altra parte Giampieri, dentro per Bastoni, scarico per Maggiotto, nell'angolo per Caverni, va fino in fondo Caverni, bravo. Il numero 12 di Senigallia, sì, vedere... ultima azione per Venafro, 53 Venafro, 48 Senigallia. Vedere Maggiotto che rinuncia a un tiro per dare la palla sì, a Taverni. A Taverni. Un po' fino in fondo Marco Rossi, vediamo che cosa vuole inventarsi. Subisce fallo, è buono questo di Marco Rossi, questa scelta a 5 centesimi dalla fine. Subisce non fallo. Non c'è bonus. Senigallia non è bonus. Sì, sì, però era in penetrazione, quindi no, no, no. Sì, sì. Non aveva ancora. Era in penetrazione, era in penetrazione, arrivava. Era in penetrazione, buona questa scelta di Marco Rossi, sembrava un pochino di rivedere i fasti di Gus Mengoni. Sì, i giocatori d'esperienza quando ci c'è da togliere le castagne dal fuoco. Però mettili Marco, mettili però. Quando c'è da togliere le castagne dal fuoco si caricano la squadra sulle spalle. Quello che sta facendo Marco dall'inizio della partita, cercando con più insistenza il canestro. No, non buono, questo non buono, finisce qui il terzo quarto, uno su due di Marco Rossi, Venafro 54, Senigallia 48, risentirci fra poco per l'inizio del quarto ed ultimo quarto, grazie. Di nuovo qui in diretta dal Pedemontana di Venafro, tutto pronto per l'inizio del quarto ed ultimo quarto. Ricordo il punteggio parziale, 54 Venafro, 48 Senigallia. La partita è ripresa con Marco Rossi a portar palla. Esce dai blocchi Capitan Minchella e riceve contro Nicola Bastone. Nell'angolo per Rossi, Andrea Chiari per Marco Rossi, 8 secondi per terminare l'azione offensiva.
5-4. Rossi fino alla fine! Marco Rossi! Già dall'altra parte Senigallia con Bastone, Gnaccarini dentro per Bastone, contrastato da Maggiotto, si alza da casa sua e mette la tripla del meno 5, 56 Venafro, 51 Senigallia. Adesso bisogna stare attenti alle difese, soprattutto alle marcature di questi indemoniati di Senigallia, ragazzi bravissimi. Tamburrini contro Caverni, Gioele Moretti va fino in fondo, Gioele Moretti fino in fondo, non va il tiro da tre punti di Giampieri, ma la palla è recuperata da Senigallia con Maggiotto, Caverni, ancora Giampieri, prova ad andare via Rossi, subisce fallo da Marco Rossi, sì, certo. C'era il contatto di Rossi, quarto fallo personale questo per Marco Rossi. Sì, non voleva uscire, Corciumaccio ha chiamato subito Smorra sul cubo dei cambi, Marco diceva lasciami in campo, però rischia davvero alto con quasi 9 minuti ancora da giocare in quest'ultimo quarto e solo 7 punti di vantaggio. Sono pochi. Gnaccarini a rimettere palla. C'è una munizione anche per la panchina di Senigallia. Gnaccarini a rimettere palla per Nicola Bastone. Ancora Caverni, chiama il blocco a sé di Bastone, supera Minchella, si alza Caverni, personalità. Sì, veramente. Appoggia il 53esimo punto, 58 Venafro, 53 Senigallia, 8:25 da giocare, Smorra. Ferdinando Smorra, prova ad andare via Gnaccarini. Gnaccarini! Smorra! Canestro buono! E tiro libero supplementare per il numero 3 di casa Venafro. 60 Venafro, 53 Senigallia, e Smorra in lunetta per il tentativo di realizzazione del tiro libero supplementare. Non va il tiro libero di Nando, forza Nando, forza! Gnaccarini a portare palla, chiama schema corna, più 7 Venafro, 8:13 da giocare. Gnaccarini nell'angolo per Caverni. Michele Caverni, scarico per Gnaccarini, si alza da tre punti Gnaccarini, mette la tripla del meno 4, 60 Venafro, 56 Senigallia. 7:50 da giocare, Tamburrini. Sì, un po' statico questo attacco di Venafro adesso, senza né Kuscev al centro dell'aria e Marco a portare palla. Sbaglia il tiro da tre. Tamburrini, Bastone già dall'altra parte per Gnaccarini, ancora per Maggiotto, vuole far tirare Raffaele. Mi dici dove l'ha visto questo fallo? Mi dimmi, dimmi dove hai visto questo diavolo di fallo? Questo benedetto fallo, dove l'hai visto? L'hai visto solo te, l'hai visto, va bene. 7:19 da giocare, sostituzione. Venafro, esce Chiari, rientra Kuscev, c'è il fallo di Minchella, il secondo fallo personale. Sì, ma Giotto di lunetta, non lo so, forse l'ha scalato. Braccio, non ho idea che fallo era. Maggiotto nel frattempo mette il primo. Pure fortunato Maggiotto con l'aiuto di Ferro e Tabellone. Sbaglia il secondo, 1-2 di Maggiotto, 60 Venafro, 57 Senigallia. Smorra a portar palla, chiama schema corner, 7:10 ancora da giocare in questo match invalido per la prima giornata del giorno di andata. Va Smorra, si rola! Ferdinando Smorra, canestro buono e fallo subito, tiro libero supplementare, sì, secondo... numero 3 di casa Venafro. Dimmi coach, dimmi, secondo fallo consecutivo di Gnaccarini sulla penetrazione di Smorra,
un po' contrariato il giocatore di Senigallia, ma il fallo ha cercato palle, il fallo c'era tutto. Ottimo questa boccata d'ossigeno data da Smora, Ben Afro riporta il punteggio a più 5 con possibilità di portarlo a due possessi pieni con questo. Mannaggia, è fallo. Sbaglia di nuovo il tiro supplementare Ferdinando Smorra. Pironi dall'altra parte, bastone, Gnaccarini, ancora bastone, Cavorni, si alza Cavorni, arresto e tiro, non va, la palla recuperata da Gioele Moretti, costretto ad affermare il palleggio, la cede a Kuscev che mette in movimento Nando Smorra, supera la metà campo Ferdinando Smorra, chiama il blocco a sedi, grande passaggio nell'angolo, Tamburrini, centrale, Mario, Mario! Tamburrini, tripla del numero 11 di Casa Cassino, di Casa Venafro, il numero 11 di Cassino, 6:20 da giocare, 65 Venafro, 57 Senigallia, Gnaccarini, la palla per Maggiotto contrastato da Tamburrini, dentro per Bastone che va fino in fondo, buon taglio questo di Nicola Bastone a 6 minuti alla fine della partita. Ottimo il timing scelto con l'assist altrettanto bello di Maggiotto. Moretti fuori per Mario Tamburrini, esce dai blocchi Nando Smorra che riceve, sembra che voglia bene, si alza da 3 punti Nando Smorra, è cortissimo il tiro di Ferdinando Smorra, dai Nando, dai Nando, dai Nando. Sì, si lamenta con l'arbitro per un presunto contatto subito, però forse non ci crede neanche tanto lui a questo lamentarsi. Riparte Cavorni, la palla toccata da Capitan Minghella, esce dal rettangolo di gioco, quindi rimessa per Senigallia. Sì, adesso ogni possesso diventa importante con soli 6 punti. Con soli 6 punti di vantaggio bisogna aumentare un po'. Ha fatto una bella cosa, peccato. Fortunatissimo Gnaccarini, sì, che si ritrova il pallone tra le mani e va ad appoggiare a canestro. 5:20 da giocare in questo quarto, più 4 Venafro, 65 Venafro, 61 Senigallia. Smorra, Kuscev per Raffaele Minghella, esce dai blocchi Mario Tamburrini. Sta prendendo la rincorsa, si arresta e tira Mario Tamburrini, non va, peccato. Questo tiro di Mario Tamburrini non va, sbaglia, non lo fate tirare, va bene, non lo fate tirare, va bene, non so chi abbia fatto fallo ma va bene, anche se Maggiotto e Lunetta, no, non credo, Nando Smorra, non credo ci siano, sì, non sono dato rimessa dal fondo, non i due tiri liberi a Senigallia, non è Venafro, ancora non è in bonus, dicevo 5 minuti, ogni possesso diventa importante, adesso aumentano anche un po' la durezza dei contatti tra i giocatori delle due squadre. Da qui sopra riusciamo a vedere ciò che sta disegnando Coach Macio. Cerchiamo di sbirciare un po' le lavagnette di Coach Macio, ma ce la facciamo spiegare da Gianni, che cosa sta dicendo Coach Macio? Gianni, stiamo cercando di capire, sei l'unico che riesce a vedere cosa sta dicendo Coach Macio, ci chiedevamo consigli a te, sdrammatizziamo un pochino. No, in questo momento credo ci sia ben poco da disegnare, più da tenere alta la concentrazione dei giocatori. Nel frattempo è rientrato anche Marco Rossi in campo per questi ultimi minuti, speriamo bene, abbiamo ancora 5 minuti da giocare, ricordiamo che Marco Rossi è gravato di 4 falli, più 4 Venafro, rimessa dal lato per Senigallia, 65 Venafro, 61 Senigallia, Caverni a rimetter palla, esce dai blocchi Gnaccarini, riceve, contrastato da Marco Rossi, cerca di sfruttare il blocco di Bastoni, raddoppio di Kuscev, passaggio per Maggiotto contro Tamburrini, si alza Maggiotto, non va il tiro, arpionato da Capitan Minghella che la cede a Marco Rossi, predica calma il numero 20 giallo-blu Venafrano, Rossi, Moretti, largo per Mario Tamburrini, esce dai blocchi Kuscev, centrale, aspetta
per consegnarla a Marco Rossi e subisce un fallo di mestiere, questo di Marco Rossi subito da Nicola Bastone, addirittura il primo fallo personale. Ha messo 36 minuti per fare un fallo Bastone, sì, non un il fallo pesante, quella gomitata non l'ha vista nessuno, però va bene, non un gran difensore. Minchella, diciamo. Tamburrini, sì. Va sull'uno contro uno Tamburrini e subisce fallo da Caverni. Buona anche questa scelta di Mario Tamburrini di tentare la penetrazione, è il terzo fallo di Michele Caverni e Tamburrini in lunetta. Dicevo, coach, è giusta anche questa scelta di Tamburrini di tentare la penetrazione, sì, a leve più lungo rispetto al, sì, bisogna 2-12. Comunque forzare un po' queste, un po' forzare queste situazioni, andarsi a toccare o il canestro fino in fondo, questi falli che comunque danno oltre punti anche respiro alla squadra. 2-2 nel frattempo quello di Mario Tamburrini, più 6 di nuovo Venafro, 4-20 da giocare. Caverni a portar palla, contrastato da Capitan Minchella, supera la metà campo, si aiuta anche un pochino con le braccia, ma è tutto normale. Gnaccarini appoggia, si alza e tira. Gnaccarini recupera anche il pallone fino in fondo. Moretti, grande Moretti, Tamburrini, questo corso di Mario Tamburrini stoppato. Stoppato, mia, da Maggiotto. Stoppata di Maggiotto, grande stoppata di Maggiotto sull'appoggio di Tamburrini. Sì, il problema è sempre del mini basket, se fai il secondo a sinistra e tiri di destra la stoppata te la meriti. Però, dai Mario, no, ci sta, ha fatto, lasciando Maggiotto, ha fatto veramente, preso bene il tempo a Tamburrini, andato su bene. Palla nostra, bellissimo! Grande palla, questa recuperata con la difesa di Venafro. Bastone torna in difesa, stai zitto per favore, che giocavi con l'Isernia. Minchella rimette palla dal lato, la cede a Marco Rossi. Grande merito per il giocatore, aver giocato Isernia. Moretti, Tamburrini, non ho offeso nessuno. No, tranne Smorra, però fa niente. Rossi, si alza Marco Rossi da tutto. Marco Rossi, altra tripla pesantissima, questa del numero 20 di casa Venafro, 70 Venafro, 61 Semigallia, 3:30 ancora da giocare. Coach Bonelli, prego. Stiamo vedendo adesso veramente le qualità di Marco Rossi, che fino adesso ha tenuto un po' nascosto, sta tirando fuori il giocatore, sta tenendo fuori il giocatore che oltre a dare ordine e far giocare la squadra si carica in situazioni difficili, tutta la squadra sulle spalle, e comincia a mettere punti pesanti in cascina per Venafro. Veramente adesso cominciamo a capire perché un giocatore con un fisico da ragioniere, un aspetto da ragioniere, ha giocato tanti anni in categorie superiori a questa. Allora io mi auguro che questa partita vada in porto, me lo auguro con tutto il cuore. Sicuramente pensando a come stanno giocando oggi gli uomini di Coach Macio, con l'aggiunta di Liburdi e di Migliori, penso che tutte le squadre verranno a far fatica qui al Pedemontano di Venafro, e qualche soddisfazione magari anche in trasferta, forse. Ma sicuramente riusciremo a prendercela. Diventa una squadra difficile da contrastare per tutti, anche per le squadre top player di questo campionato. Certo. Caverni esce dai blocchi, Bastone, la cede a Gnaccarini, centrale contro Marco Rossi. Gnaccarini prova ad andare via, la scarica per Giampieri, va fino in fondo Giampieri, si sfascia contro Fuscio, ma sono passi questi di Giampieri, perché si schianta su Kuscev, lo fermo al centro dell'area, si è schiantato da solo contro Kuscev. Rossi contrastato da Gnaccarini, prova ad andare via Marco Rossi, lo supera in questo momento il centro del campo, chiama schema corna, 3 minuti esatti da giocare, più 9 Venafro. Rossi, Gioele Moretti per Capitan Minchella, a spazio Minchella contro Giampieri, la cede a un po' di confusione tra Tamburrini e Moretti, si sono avventati entrambi sul passaggio di, si tralasciando quello che sarà il risultato, spero positivo per Venafro, sicuramente
la più bella partita giocata dai ragazzi di Colcinaccio, almeno tra le mura amiche, concentrati dall'inizio alla fine, si vedeva che erano convinti di potersi giocare questa partita e portare due punti finalmente a casa. Giampieri, ancora non è finita, dentro per Bastoni, contro, si alza Bastoni, corto, recupera palla Marco Rossi che la cede, capitan Minchella chiama schema corna, porta palla il capitano, 2.30 da giocare, Minchella ceduta a Gioele Moretti, va a prendersi la palla Marco Rossi contro Gnaccarini, 8 secondi sì, Rossi per Tamburrini, 5, no, Mario, che razza di passaggio è? Maggiotto costo questo, vado ad appoggiare il meno 7 a 2 minuti e 8 da giocare. Rossi cede palla a Tamburrini, 70 Venafro, 63 Senigallia, Tamburrini, Rossi, 1.55 da giocare, Minchella. Zona dispari per Senigallia. Moretti va via! Azione. Vai! Gioia! Moretti! 1.50! Il 9 Venafro! Minchella va a cercare di rubar palla, 72, Venafro 63, Senigallia, ancora 1 minuto e 50 di passione qui al Pedemontana di Venafro, chiamato time out da la Golden Gas Senigallia, si alzano un pochino i decibel qui al Pedemontana, coach Bovanelli, 1.50 da giocare. Sì, non è pochissimo, non è neanche tanto, 9 punti di vantaggio. Venafro deve continuare ad attaccare, ma ripeto, sono 38 minuti che sta giocando veramente un buon basket, convinti, sia convinti di potercela fare sia in attacco che in difesa. C'è poco, come prima, c'è poco da disegnare adesso e da tenere alta l'attenzione difensiva per i ragazzi di Colcinaccio. Soprattutto non far tirare Maggiotto. No, soprattutto cercare di tenere palla in attacco e cercare dei tiri ad alta percentuale, attaccare bene soprattutto contro questa zona dispari che stanno, proponendo, e magari qualche giro e lunetta da punti, da morale. Gnaccarini a rimettere palla, tutti in campo di nuovo i giocatori delle due formazioni, Gnaccarini dal lato, sotto per Caverni, lasciato inspiegabilmente da solo, si alza Bastone, è corto il tiro, mannaggia, Maggiotto triplicato, wow! No, per fortuna il canestro non è stato dato buono, anche se... E lo dà il tecnico! Luzzo, dagli il tecnico! Che vuoi? Dagli il tecnico! Usted è duro! Sì, Gnaccarini si lamenta con l'arbitro per il canestro non dato buono. Era buono il canestro. L'azione di tiro, di Maggiotto era già iniziata. Lo sappiamo tutti che era buono il tiro. In lunetta con questi due tiri liberi, grazie al bonus raggiunto da entrambe le squadre, mette il primo Maggiotto. Sì, ma i due punti servono più a Venafro che a Senigallia in questa partita, quindi va bene così. 1.40 da giocare, 72 Venafro, 65 Senigallia. Sì, per questi due punti servono a noi, per questo. Tamburrini. Sì, un altro attacco buono per Venafro ci vorrebbe, mettere quasi ottimo questo rimbalzo in attacco. Bene Mario, va bene, va in lunetta, va bene, 1.18, due tiri, non va niente. Sì, 1.18 alla fine, due tiri liberi di Tamburrini, tre rimbalzi in attacco non finalizzati e fallo del 12, numero 12 Caverni. Ottimo Mario che mette il primo, più 8 Venafro. Mette anche il secondo, 2 su 2 Tamburrini. Questa è una difesa fondamentale per Venafro, sì. Sì! Sbaglia il tiro da 3 punti!
Giampieri, pallone appianato da Rossi che subisce fallo, non ho visto da chi, da Maggiotto, va bene così, 1-10, 1-11 da giocare, Rossi in lunetta, più 9 Venastro, ha la possibilità, Marco piano piano, riportaci a più 11 Marco. Sì, spero non sia iniziato un minuto e 11 lo stilicidio del fallo. Anche perché si scarica la batteria e poi chi ci sta ascoltando in radio cronaca diretta non sentirebbe più nulla alla fine. Ciò mi dispiacerebbe tantissimo per chi sta connesso via web sulla pagina della Dynamic Venafro. 2 su 2 di Marco Rossi, più 11 Venafro, 1 e 11 ancora da giocare. Giampieri, Minchella, grande la fine, Minchella che riesce a intercettare la palla, a buttarla fuori dal rettangolo di gioco, rimessa per Senigallia, 21 secondi per terminare l'azione offensiva, 1 e 8 per terminare la partita, sostituzione Senigallia, entra il numero 23 Umberto Pietrini ed esce Caverni, tenta il tutto per tutto Coach Valli mettendo una squadra abbastanza alta. Ha tolto il play, non... vabbè, c'è Giancarini. No, non conosco molto le caratteristiche. Bastone, l'angolo per Giampieri è corto, la prendiamo sta palla, è nostra! Rimessa del naso! 11, 59 secondi da giocare! Sì, Rossi a prendersi questa... Tamburini! Capitan Minchella subisce fallo il capitano. Del 9, fallo del numero 9 Fabio Giampieri. Minchella in lunetta, fondamentali anche questi due tiri del nostro capitano. Sì, 57 secondi più 11. Basta uno per mettere quattro possessi di... Mette il primo, Raffaele Minchella mette il primo tiro libero, il capitano. Penso di essere sudato più io che i giocatori in campo, non lo so, mamma mia. Mettete il secondo! Più 13 a 57 da giocare! Niacarini, non è finita ragazzi, non è finita ancora! Non è finita! 13 punti, 50 senza fallo! Senza fallo ragazzi, senza fallo! No, senza fallo, esci, benissimo, benissimo, fallo di Kuscev, 45, bastone, lunetta. Mette il primo tiro libero Nicola Bastone, lo so finge, lo so, il secondo non va, la palla recupera, ok, palla Venafro, non avevo qualche cosa fischiato, sì, invasione del numero 9, ok, benissimo, no, non so cosa abbia fatto. 78 Venafro, 66 Senigallia, 44 da giocare, va via Mario Tamburini, non fa neanche fallo Senigallia, quindi partita praticamente finita per Moretti, Rossi per questa prima vittoria tra le mura amiche, non lo dico, deve finire, sfondo di Mario Tamburini, fallo in attacco, 29 secondi ancora da giocare, non voglio dire nulla, assolutamente nulla, mancano 28 secondi, nel frattempo io ringrazio Giuseppe Castagna alla regia, Gianni Di Chiaro come speaker e dal campo, in campo, eccoli qui, altro pilota del vivaio, giovanile di Venafro, Giuseppe Carcillo, Pasquale Pirozzi, entrano in campo a posto di Giovanni Moretti e Marco Rossi per l'esordio in questa Serie B 2016-2017. Sicuramente fa piacere vedere questi ragazzini in campo e l'applauso per magari i protagonisti maggiori di questa prima vittoria della Dynamic Basket Venafro in casa tra Marco Rossi e Giovanni Moretti, sicuramente un pelino sugli altri, ma merito davvero di Minchella, tutti. Carcillo si alza da tre punti, oddio, chi mi dà, ragazzo, è finita, è rosa, prima vittoria in questo campionato per l'Audi Scout di Dynamic Venafro, è rosa con
calcio, è rosa! La vetrina delle belle, il campionato per l'Audiscount Dynamic Velaso inizia ora, finisce la partita, grazie a tutti, ricordo il risultato finale, Velaso 78, Senigallia 69, grazie a tutti, arrivederci!